Come domenica scorsa, anche in questa domenica il Signore Gesù ci esorta a vivere il nostro cammino di fede non in maniera statica, ma in maniera dinamica. Se ricordate, domenica scorsa Gesù ci ricordava e ricordava anche agli astanti, a coloro che lo ascoltavano in quel momento, che lui non è venuto nel mondo per abolire la legge e i profeti, ciò che aveva fatto la storia e la vita spirituale del popolo di Israele, ma bensì a dare compimento. E questo compimento oggi Gesù ce lo rivela, ce lo dice, usando questo termine, attraverso delle opere concrete. Oggi ascoltiamo che Gesù dice: se un tuo fratello ti toglie la tunica, tu dagli anche il mantello. Se ti dà uno schiaffo, tu porgi anche l'altra guancia. Non amare e non salutare soltanto chi ti sta simpatico. Cosa fai di così straordinario che non fanno anche tutti gli altri uomini sulla faccia della terra? Noi apparteniamo a Cristo. E questa è la novità che Gesù ci viene a dire venendo nel mondo. Che essere cristiani non è una filosofia di vita frattante, ma è qualcosa di concreto, di serio, di determinante, che mi stravolge la vita e che mi aiuta a stravolgerla anche agli altri, in senso buono si intende. Appartenere a Gesù significa tutto il mio essere, spirito, anima e corpo, parole, pensieri e azioni devono essere ordinati a Cristo, devono essere indirizzati a Cristo. Prendere da Cristo che è la fonte e poi portarsi nel mondo e lì nel mondo rendere presente la novità del Vangelo. Non basta, fratelli e sorelle, andare a messa, dire quattro preghiere ogni tanto quando ci sentiamo di farlo, ma ogni nostra parola, ogni nostra azione, ogni nostro atteggiamento deve essere guidato solo e sempre dal Vangelo di Cristo. Saremo impegnati in questa domenica anche con il Carnevale, quindi oltre che augurarvi una buona domenica, vi auguro buon Carnevale, una festa che ci ricorda che l'allegria, quando è sana, quando è giusta, non è mai sbagliata, anzi, che ben venga. Questo cammino che si concluderà poi con il Mercoledì delle Ceneri e l'inizio del tempo di Quaresima. A tutti di cuore, buona domenica e buon Carnevale.